Sei un turista o un viaggiatore? Però questo non è un test perché io non sono uno psicologo. Io sono Paolo e di professione sono un viaggiatore. No, sul serio, io per lavoro viaggio per affari e passo una parte del mio tempo a organizzare le mie trasferte. In questi quattro episodi vorrei parlarvi un pochino di quello che è il mio modo di viaggiare, di quali sono i metodi e le strategie che utilizzo per organizzare le mie trasferte, per viaggiare senza pensieri ed evitare spiacevoli inconvenienti. In questo periodo purtroppo il Covid non ci permette di muoverci molto, non possiamo viaggiare, non possiamo andare in vacanza e noi del settore diciamo che il viaggio è un po' come un sogno e per noi organizzare il viaggio di qualcuno è come prendersi cura dei suoi sogni. E quindi non vedo l'ora di poter tornare a farvi sognare e a sognare io stesso. Ma torniamo al quesito iniziale: turista o viaggiatore? Perché c'è un'abissale differenza fra queste due figure, o meglio, questi due comportamenti. E quindi sono tipologie di persone che vivono esperienze diverse. La differenza a volte è molto sottile, ma io, viaggiando spesso, ho imparato a riconoscerli da alcuni piccoli comportamenti. Per esempio, il turista si presenta davanti al banco del check-in e naturalmente inizia a cercare il suo biglietto aereo che è accartocciato in fondo alla borsa sotto la pistola d'acqua del figlio. La pistola d'acqua del figlio. Ma cosa ci fa lì la pistola d'acqua del figlio? Probabilmente è rimasta lì dall'ultima volta che siamo stati al mare. E intanto la hostess dietro al check-in, prima gentile, poi lievemente scocciata, chiede di favorire i documenti. I documenti, chissà dove sono. C'è poi l'altra tipologia di turista, quello che invece non deve lasciare il bagaglio al check-in perché viaggia solo con il bagaglio a mano. E quindi, perché lui è un esperto, arriva in aeroporto con un lievissimo ritardo per un volo delle ore 12 Zulu, ovvero mezzogiorno, per Madrid, lui si presenta tranquillamente in aeroporto alle 11:15, 11:20. In realtà il navigatore gli aveva assicurato che sarebbe arrivato in aeroporto per le ore 11, un'ora di anticipo su un volo, diciamo, all'interno dell'Europa può essere più che sufficiente. Il turista non ha considerato che non è possibile arrivare con la macchina fino a sotto l'ala dell'aereo. Mi è capitato solo una volta, di vedere dei passeggeri sul volo con me scendere ed essere accolti da due limousine nere sotto l'ala, ma eravamo in Qatar, tutto un altro mondo. E quindi una volta arrivato in aeroporto deve trovare il parcheggio, parcheggiare la macchina, scaricare i bagagli ed entrare. Ed ecco che è in ritardo. Il viaggiatore invece arriva in aeroporto per tempo. Il suo viaggio è già cominciato prima, preferisce arrivare in aeroporto con i trasporti pubblici, magari un bus oppure con un treno. Questo perché gli dà un certo relax, un'altra ora da poter utilizzare, non so, per ripassare i suoi appunti, per leggere un buon libro, oppure se la partenza è molto presto al mattino, anche per chiudere un pochino gli occhi. Quindi arrivi in aeroporto con il giusto anticipo, ha il bagaglio da consegnare, c'è la fila provocata naturalmente dal turista che non trova nel biglietto né i documenti, ma lui ha sufficiente anticipo per poter ovviare anche a spiacevoli inconvenienti. Una volta lasciato il bagaglio, ha tempo per prendersi un caffè oppure magari per fare colazione. Fa colazione in un piccolo bar un pochino fuori mano, non molto frequentato. Non ha le sedie, ha delle comode poltrone e al bancone si trovano paste, panini, spremute d'arancia fresche, caffè. I baristi a volte sono anche un pochino più simpatici della media. Fa colazione con calma e poi si avvicina ai controlli di sicurezza, dove trova il turista trafelato insieme ad un'altra moltitudine di turisti arrivati anche loro alle 11:15 in completo ritardo. Qualcuno azzarda un permesso, 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 tocca a me. Arrivato poi al nastro trasportatore, il turista si smonta letteralmente, prende un cestello e comincia a caricarlo con la giacca, con la felpa, col cellulare, con le chiavi, con le monetine, ha le scarpe da tennis. Le scarpe da tennis non vanno tolte, scarponi, stivali, quello sì. E comunque in ogni caso aspettate che un addetto ai controlli di sicurezza vi chieda di togliervi le scarpe. Si toglie anche le scarpe, le mette nel vassoio e passa sotto il metal detector, ma il metal detector non suona. Peccato però che
che nella valigia aveva lasciato, si era portato dietro per le vacanze, un set da manicure in argento, un cimelio di famiglia antichissimo con le forbicine, le pinzette, il tiraciglia, che hanno detto ai controlli prende e getta via con noncuranza. Il viaggiatore, per le sue trasferte, ha studiato il suo abbigliamento. Alcuni uomini d'affari viaggiano addirittura in giacca e cravatta, altri invece preferiscono un abbigliamento casual, ma non casuale, e assolutamente non in tuta. Importante avere sempre una busta per tenere tutti i documenti insieme, magari un portadocumenti anche di stoffa. All'interno il biglietto, il passaporto o la carta d'identità, l'assicurazione e altre cose importanti per poterle mostrare quando richiesto o anche per non perderle. L'abbigliamento è molto importante perché non sai mai chi si può sedere di fianco a te in aereo. Si potrebbe sedere il direttore di una importante azienda alla quale tu miri ad entrare da tempo, ma che non ti ha mai cagato. In quel momento sarà importante avere l'abbigliamento giusto per fare una buona prima impressione. In realtà, nessuno spera di sedersi di fianco a un vecchio e noioso direttore d'azienda. Ma pensate invece se di fianco a voi si dovesse sedere un'affascinante ragazza o un ragazzo. Ecco perché non dovete mai vestirvi in tuta. Se poi a destinazione sa di trovare, perché si è informato prima su internet in merito al meteo, un clima diverso da quello di partenza, utilizzerà il cosiddetto abbigliamento a cipolla, ovvero più capi ma più leggeri, perché appunto all'occorrenza possono essere indossati o tolti. Se si va da un clima caldo a un clima freddo, portarsi comunque una felpa già da indossare sull'aereo, perché l'aria condizionata generalmente è molto fredda. Se si va invece da un paese freddo verso il caldo, allora è meglio non avere maglioni di lana e giacche non troppo pesanti. Questo perché la lana provocherà un'enorme sudorazione appena scenderete dall'aereo. Quando lavoravo in Kenya, in Italia era inverno e arrivavano comitive di turisti vestiti chiaramente come se dovessero arrivare in Antartide. Una volta arrivati a recuperare i bagagli, i più giovani sono già in canottiera. Ma le signore per bene non possono chiaramente rimanere in sottoveste e quindi iniziano a sudare e gli cola il trucco. I signori per bene invece viaggiano generalmente con dei pantaloni di velluto a coste, arrivano in hotel che sono da strizzare. E poi ancora, l'aereo sta per atterrare e appena le ruote toccano la pista, il turista balza in piedi e viene immediatamente infamato dalla hostess. Torna a sedere e parte la fanfara che annuncia l'avvenuto atterraggio, una fanfara che ricorda molto un ce l'abbiamo fatta anche stavolta o un missione compiuta. Appena l'aereo comincia a rollare sulla pista, arriva al parcheggio, alla prima frenata il turista balza di nuovo in piedi pronto a raccogliere il suo bagaglio dalla cappelliera. Ma non è l'ultima frenata, ce n'è un'altra e lui finisce lungo disteso nel corridoio. Questa è la ragione per cui è obbligatorio rimanere seduti fino allo spegnimento del segnale luminoso, perché dall'interno dell'aereo è difficile capire se questo si sta muovendo o se è già completamente fermo. Appena si spegne il segnale luminoso delle cinture, tutti i turisti balzano in piedi, occupando il corridoio simultaneamente, cominciando a tirare giù le valigie dalle cappellerie, sgomitando e chiedendo scusa e urlando in un blob senza senso di braccia e teste e persone che si muovono. Ma ci sono alcuni passeggeri rimasti seduti, sono i viaggiatori. Il viaggiatore è comodo, finisce il capitolo di un libro avvincente che sta leggendo. Oppure finisce una brillante conversazione con la sua affascinante vicina del sedile accanto, o vicino del sedile accanto. E poi con gentilezza le tocca un braccio e dice: rimani seduta, tanto dobbiamo uscire tutti dalla stessa porta. Quando le porte si aprono e i passeggeri, il blob comincia ad effluire, il viaggiatore allora si alza, recupera il suo zainetto e con un sorriso e uno sguardo ammagliante si lascia cedere il passo da una simpatica signora. E naturalmente aiuta la sua amica con la sua pesante valigia, oppure si fa aiutare dal suo amico con la sua pesante valigia. Se volete sapere come va a finire la storia del turista e del viaggiatore, non dovete fare altro che tornare la prossima settimana per il secondo episodio. Parleremo del volo, di come prenotarlo e di come viverlo al meglio. A presto!